Amiche e amici di Novital, ben ritrovati, sono Andrea Mangoni e oggi voglio parlarvi di un argomento che in questo periodo dell'anno, ovvero sia tra ottobre e novembre, diventa assolutamente prioritario per tanti allevatori, ovvero sia per quale motivo le galline non mi stanno facendo le uova? Eh beh sì, questa è la domanda che più frequentemente gli avicoltori alle prime armi stanno facendo in questo periodo sui gruppi Facebook o su Instagram. E infatti c'è un fiorire di messaggi che iniziano più o meno con ho 20-30 ovaiole e mi ritrovo solo con 2 o 3 uova al giorno, ma perché? Cos'hanno le mie galline? Sono malate? No, è assolutamente naturale in questo periodo dell'anno avere una forte diminuzione del numero di uova deposte. Andiamo a vedere però perché, quali sono le cause e soprattutto se si può fare qualcosa per aiutare le nostre galline a riprendere prima possibile la deposizione delle uova. Causa numero 1, la muta. La muta delle galline è il processo in base al quale ogni anno viene rinnovato il piumaggio. È la cosa più naturale del mondo per le galline, ma spesso gli allevatori alle prime armi prendono paura. Perché? Perché la gallina che sta facendo le mute sembra un po' malata. La muta consiste nel cambio progressivo delle penne e di conseguenza avremo un animale che in certi momenti sembrerà veramente spelacchiato. L'animale in muta infatti si presenterà privo di penne sul dorso, sulla parte superiore delle ali, dietro al collo o anche davanti sul petto e francamente l'aspetto non è dei migliori. Certo è che in poche settimane la muta terminerà e i polli torneranno ad avere il loro aspetto magnifico di sempre. Ma ricordiamoci che durante la muta l'animale sta perdendo una gran quantità di proteine, ovvero sia le cheratine che compongono le penne stesse. In questo periodo dell'anno quindi i galli smetteranno di cantare e di accoppiarsi con le galline e le galline smetteranno di deporre. Non c'è nulla di strano quindi se in questa stagione vi ritrovate con galline spennacchiate che non depongono. È normale, è naturale. Ma possiamo fare qualcosa per aiutarle? Certamente. Possiamo per esempio in questo periodo dell'anno dare un mangime con un tenore proteico un po' più elevato. Ad esempio per qualche settimana potremo tornare a dare il secondo periodo che ha un regime proteico superiore a quello del mangime per ovaiole. Questo potrà aiutare i nostri animali a riprendere prima la deposizione delle uova. Un altro motivo per cui le galline fanno in questo periodo molte meno uova è perché il loro comportamento è legato a livello ormonale anche ai cicli della natura, quindi il fotoperiodo che va via via accorciandosi, ovvero sia la durata delle ore di luce del giorno che è sempre più scarsa fino a dicembre, certamente influisce molto sulla deposizione delle uova. Gli animali infatti in natura tenderebbero a deporre le uova in primavera, quando cioè le giornate iniziano a allungarsi. In questa maniera sono sicuri di far nascere i pulcini nel periodo migliore dell'anno, ovvero sia quando la campagna è ricca di animali, insetti, germogli e tanti altri alimenti succulenti. Anche quindi temperatura, ma soprattutto fotoperiodo, vanno a influire sulla capacità di una gallina di deporre le uova. Per cui cosa possiamo fare per aiutare i nostri animali in questo periodo? Beh, possiamo andare a imitare il ritorno della primavera. In che modo? Allungando artificialmente il fotoperiodo. Guardate più o meno quelle che sono le ore di luce che avete in questo momento, calcolate quando avviene l'alba, dopodiché impostate un timer che accenda una lampadina qualche ora prima dell'alba, per far sì che la durata complessiva della giornata luminosa delle nostre galline sia 14 ore. Basta una lampadina LED da pochi watt, quindi assolutamente inespensiva, per produrre un grande cambiamento per le galline. Questa lampadina situata nel ricovero notturno permetterà agli animali di svegliarsi in anticipo e di conseguenza di iniziare prima la loro giornata. Collegandola al timer, questa lampadina si spegnerà più o meno al momento dell'alba e gli animali quindi potranno usufruire poi della giornata. Perché non va fatta accendere la lampadina la sera? Beh, semplicemente perché al momento dello spegnimento gli animali si troverebbero spaesati perché sarebbero ancora nel pieno delle loro attività e la luce si ritroverebbe ad essere totalmente fermata. Questo ovviamente comporterebbe dei problemi per gli animali per tornare ai posatoi e ovviamente causerebbe agli animali stessi parecchio stress. Quindi meglio evitare questa cosa e mettere la lampadina a
al mattino presto. La terza causa più comune per quanto riguarda la mancanza di produzione delle uova è l'alimentazione. Infatti sono tanti, per esempio, gli allevatori che dicono: sì, non mi stanno facendo uova le galline, ma io gli do le granaglie, io le faccio, gli do gli scarti della cucina, li lascio al pascolo, perché non mi fanno le uova? Perché non gli stai dando un mangime bilanciato. Le galline hanno bisogno di un preciso rapporto tra gli elementi nutritivi in maniera tale da poter produrre le uova. In particolar modo è davvero importante il tasso di proteine, che deve aggirarsi attorno al 16%. Un miscuglio di granaglie fatto a caso, aggiunto con i cibi della cucina, non può garantire agli animali la giusta percentuale di ogni nutrimento. Per cui, qual è la soluzione? Molto semplice: o si comprano dei mangimi già pronti, oppure andiamo a fare noi stessi una buona miscela per ovaiole, in maniera tale da garantire la giusta percentuale di proteine alle nostre galline. La cura dell'alimentazione diventerà quindi fondamentale per poter avere uova fresche tutto l'anno. Anche le condizioni di allevamento ovviamente vanno a influire sulla produttività delle nostre galline. E infatti, se teniamo gli animali in un ricovero notturno sporco, piuttosto che mal ventilato, oppure al contrario pieno di spifferi, senza mai cambiare la lettiera, chiaramente gli animali, vivendo peggio, produrranno molto di meno. La cura del pollaio diventa quindi fondamentale anche per la produttività dei nostri animali. Non dimentichiamoci poi che dalla mancata cura del pollaio possono derivare delle malattie di tanti tipi differenti che possono affliggere le galline e provocare anche l'arresto della deposizione delle uova, perché un pollo malato di solito non ha energie da convogliare sulla riproduzione, ma cerca di incanalarle tutte per sopravvivere alle avversità. Infine, viene da fare un'altra considerazione. Molto spesso chi si lamenta della perdita di uova in questo periodo sono allevatori che hanno preso le Isa Brown o le Livorno Utilitaria o le Arco al consorzio. Bene, questi animali sono stati selezionati principalmente per produrre uova in condizioni controllate, ovvero sia in capannoni in cui la luce è sempre presente, ben dosata, il cibo è assolutamente bilanciato. Provate quindi a immaginare quale sia, a livello anche semplicemente fisico, per loro lo shock nel passare a delle condizioni molto più rustiche, probabilmente anche molto migliori dal punto di vista semplicemente etico per la loro vita, ma certamente che va a influire pesantemente sulla loro potenzialità in quanto ovaiole. Quindi abbiate pazienza con le ovaiole da consorzio, soprattutto perché hanno bisogno di tempo per potersi adattare alle nuove condizioni di vita rispetto a quelle per cui erano state selezionate. Vale senz'altro la pena infine ricordare che la mancanza di uova invernali è sempre stato un problema degli allevatori. Se voi andate a prendere un manuale di avicoltura della fine dell'Ottocento, scoprirete che alcune razze che venivano particolarmente proposte all'epoca come la nuova frontiera della gallina ovaiola erano in realtà semplicemente delle razze che avevano una tendenza a deporre di più durante l'inverno, ma non è che fossero eccezionali. Quando abbiamo per esempio il ricordo dei nostri nonni che avevano le uova tutto l'anno dando da mangiare soltanto pochi scarti di verdura, è un po' difficile. Anche i nostri nonni avevano grossi problemi ad avere il pollame d'inverno e gli allevatori che riuscivano ad avere una volta uova e pulcini durante la cattiva stagione erano allevatori che potevano contare su un reddito extra davvero remunerativo. Bene amiche e amici, anche per oggi è tutto, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. A presto!